volte le benedizioni di Dio sono mascherate, sono nascoste, non riusciamo nemmeno a vederle. Ma se impariamo dalle piccole cose a benedire il Signore, poi impareremo ad essere grati a Dio continuamente per quello che ci dà. Alleluia. Quanti di voi state tenendo il diario di benedizioni? Nessuno altro? Vabbè. Metà. No? Un diario di benedizione dove possiamo dire quello che Dio ha fatto per noi, lo benediciamo perché ci ha dato tante belle, piccole e grandi benedizioni. Io so che a volte noi aspettiamo grandi benedizioni ed è giusto farlo, ma Dio interviene anche nelle piccole, piccolissime cose. Ricordatevi che ogni dono perfetto, buon dono, viene dall'alto. Non bisogna dimenticare questo. E abbiamo imparato, e con la benedizione dobbiamo imparare ad avere gratitudine. Dobbiamo imparare ad essere grati a Dio per quello che ci ha dato. E se abbiamo un cuore grato, abbiamo un cuore allegro, abbiamo un cuore che loda, ma allo stesso tempo abbiamo un cuore generoso. Amen. La benedizione porta gratitudine, ma la gratitudine si deve tradurre poi in generosità. Amen. Stamattina dirò amen solo io parecchie volte, perché parlerò della generosità. Amen. E quindi non sarà semplice tante volte. Io so che a volte, non so, il popolo di Dio, specialmente in Italia, devo dire, credo che deve imparare sempre di più la generosità. Vedete, Dio ci vuole benedire in modi, in categorie che noi non possiamo nemmeno immaginare. Ma tante volte lui stesso non può fare tutto questo. Ma quando ci benedice, fratelli, noi dobbiamo imparare a condividere la benedizione di Dio. L'abbiamo detto più di una volta, la benedizione non deve essere mai singola, mai isolata. Se Dio ci benedice, noi dobbiamo imparare a condividere la benedizione e a farla diventare doppia benedizione. Amen. Non mai una singola benedizione. Sta scritto in Luca, io stamattina ho dimenticato la pennetta, incredibile. Ho dimenticato la pennetta con il file. Se volete poi ve lo mando, ma capirete sicuramente quello che voglio dire. Date il bravissimo a cercare subito i versetti. Luca 16:10. No? Gesù sta lodando un fattore, un amministratore, che dice che era stato ingiusto quell'amministratore, però insomma aveva saputo utilizzare le ricchezze che aveva a disposizione per farsi degli amici, dando poco valore alle ricchezze ma molto valore all'amicizia, anche perché capiva che una volta finito il suo lavoro di amministratore non si ritrovava i soldi, si ritrovava l'amicizia, era quella di cui aveva bisogno per poter continuare poi nella vita, e aveva dato il valore, certo con i soldi altrui, in questo caso con quelli del suo padrone, no? Però aveva imparato che uno che doveva dare 100 dollari o 100, come possiamo chiamarli, sesterzi, non erano sesterzi, non mi ricordo, però doveva dare 100, lui gli fece uno sconto del 50%, un altro che pure doveva darne 100 gli fece uno sconto del 20, gli disse dammene 80, togliamo il debito di mezzo. Probabilmente agì anche economicamente come oggi fanno tanti governi, dice vabbè non mi puoi pagare tutto, dammi una cosa e faccio uno sconto, almeno facciamo cassa in qualche modo. E poi alla fine di questo racconto Gesù disse: chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Fratelli, abbiamo bisogno di imparare ad essere fedeli nel poco, nelle poche cose che ci sono affidate, nelle cose che abbiamo, che sono a volte poche, non riteniamo grandi cose, ma in quelle piccole cose, se siamo fedeli, Dio ci farà poi fare grandi cose. Dovremo imparare ad essere fedeli nelle grandi cose. Io spesso dico: il Signore porta le lucertole nelle stanze dei re, porta persone insignificanti, persone che non hanno né storia né importanza agli occhi degli altri, eppure Lui li fa arrivare nelle stanze dei re, nelle stanze dei palazzi dove si decidono a volte le sorti dell'umanità. Vedete, Dio ci deve insegnare, noi dobbiamo impararlo questo, a dare valore ad ogni piccola cosa che noi abbiamo. Ogni piccola benedizione
ma ogni piccola amministrazione. Io dico spesso, se noi impariamo a fare le piccole cose come se fossero grandi cose, Dio farà grandi cose per noi come se fossero piccole cose, cose da nulla. Ma noi spesso vogliamo solo il grande e ci vogliamo impegnare solo per il grande cose, per le grandi cose. Sapete, fra 100 anni probabilmente, quando non ci saremo più, quello che avrà valore, quello che avremo lasciato, è probabilmente la fedeltà, il modo in cui abbiamo agito nelle piccole cose. Gli altri ricorderanno i piccoli atti della nostra vita, le piccole cose in cui ci siamo abituati a vivere nella nostra vita e abbiamo lasciato che gli altri imparassero da noi dalle piccole cose. Tu dirai, quella persona era una persona davvero generosa, era una persona grata, mi ricordo, e ti ricorderai quel piccolo fatto, quel piccolo accadimento, no? Magari delle grandi cose non tanto, ma sapete, le piccole cose non dobbiamo mai dimenticare che rientrano nel piano di Dio e soprattutto nel grande comandamento che Lui ci ha dato, nella grande commissione di andare e predicare il Vangelo ad ogni creatura. Amen. Io non lo so se questa è una delle tue priorità, però credo davvero che Dio ci dà delle piccole cose perché noi possiamo trasmetterle agli altri, darle agli altri, benedire altri con questo piccolo che abbiamo. Fratelli, alla fine, vedete, tutto quello che abbiamo è irrilevante. L'altra sera ne parlavo con mio figlio Timothy, lui non è un credente, crede che esiste Dio, no? Però parlavamo del denaro, di come lui mi raccontava della storia di una famiglia che praticamente di un suo amico, di come invece hanno dato così tanto valore al denaro che papà è andato da una parte, la madre da un'altra, un figlio da una parte, un figlio da un'altra parte, un altro figlio da un'altra parte ancora, completamente divisi come famiglia, perché hanno dato un valore enorme al denaro, stanno tutti in causa l'uno con l'altro. La sorella vuole i soldi dal fratello, il fratello vuole i soldi dal papà, il papà vuole i soldi dalla mamma, la mamma li vuole da tutti quanti. No? E quando diamo valore a quello che non ha valore, noi non impariamo a vivere con gratitudine e con generosità. Fratelli, il denaro è irrilevante, ve lo posso assicurare. Quello che è rilevante agli occhi di Dio, sapete, non è il denaro, è il tuo cuore. E Lui vuole il tuo cuore, se vuole il tuo cuore, vuole il tuo denaro. Amen. Alleluia. È proprio così. Egli vuole il nostro cuore, perché sta scritto in Matteo, aiutami Davide, Matteo 6,21, perché dov'è il vostro denaro, anzi qui dice il vostro tesoro, no? Ma spesso il tesoro nostro è proprio il nostro denaro, diciamoci la verità, no? Lì sarà anche il vostro cuore. E siccome Dio vuole il nostro cuore, amen, alleluia, io se dico questa mattina, Dio vuole il tuo cuore, quanti mi dicono amen? Amen. Se voi sentite, Dio vuole il tuo denaro, amen. È la stessa cosa, è la stessissima cosa, perché dove c'è il tuo tesoro, lì tu metti il tuo cuore, siccome Dio vuole il tuo cuore, Dio vuole tutti i tesori che ci sono nel tuo cuore. Spesso noi immaginiamo la benedizione di Dio anche in termini materiali, ed è giusto, fratelli, io credo che Dio ci benedice anche in termini materiali. Se c'è qualcuno che pensa che dobbiamo essere benedetti soltanto spiritualmente, io credo che non ha letto bene la parola di Dio. Specialmente poi nell'Antico Testamento la benedizione si misurava con la materia, si misurava con i figli, si misurava con gli armenti, o meglio le greggi, quello che avevi, che possedevi. Per cui io credo che Dio ci dà anche materialmente. Io voglio che tu prosperi in ogni cosa, diceva Giovanni. Voglio che tu prosperi nella salute, io voglio che tu prosperi nell'anima, tu devi prosperare in tutto, devi essere benedetto in qualsiasi cosa nella tua vita. Quindi devi essere benedetto anche materialmente. Non sto predicando un Vangelo di prosperità perché non credo che noi dobbiamo vivere per la prosperità. Io credo che dobbiamo vivere ricevendo la benedizione di Dio nella nostra vita. E Dio vuole il nostro benessere anche
materiale oltre che spirituale. E tante volte Dio lo vuole, ma noi non siamo in grado di raccogliere, non siamo in grado di ricevere quel benessere, perché tante volte siamo taccagni con noi stessi, siamo taccagni col nostro tempo, siamo taccagni col nostro denaro, ci freniamo, ci fermiamo noi stessi. Dove sta il nostro cuore? Lì c'è un tesoro enorme. E siccome Dio vuole quel tesoro, vuole anche, o meglio, vuole quel cuore, vuole anche il tuo tesoro. Amen. Amen. Alleluia. Io non so quante proprietà tu hai, però stamattina voglio dirti che non sono le tue. Amen. Ci sono dei miei figli per un periodo. Alleluia. Prima o poi tu, i tuoi figli, i tuoi nipoti le lasceranno. Rimarranno qui, saranno delle pietre. Per quanto tempo Dio ci farà ancora vivere qui, se non torna prima. Se torna prima, davvero non sono di nessuno. No? Davvero finiranno. Voglio raccontarvi una storia del Vangelo, che è una storia di generosità con sacrificio, una storia bellissima. Luca 21, lo troverete anche in altre parti del Vangelo, ma Luca 21, dal verso 1 al verso 4 leggeremo. Oh, però voi la conoscete, la storia di una vedova. Mi dispiace che non ho portato, ero andato a trovare un'opera d'arte su questa vedova, figuratevi, no? una pittura. Dice che Gesù si era messo proprio di fronte a una cassetta delle offerte nel Tempio, e nel Tempio vi erano 13 casse a forma, dice, di tromba rivolta verso l'alto, dove le persone potevano andare e mettere le loro offerte. In più vi era proprio la casa del tesoro, la casa del tesoro, no? Lì dove si andavano a mettere le offerte, i soldi che andava per pregare, per chiedere qualcosa, metteva un'offerta. E dice, poi Gesù alzò gli occhi, Luca 21, 1-4, e vide i ricchi che gettavano i loro doni d'oro proprio nella casa, lì nella cassa del tesoro, lo mettevano, c'era una sala per questo, e buttavano lì dentro i loro tesori. Adesso io voglio farvi solo pensare, no? Immaginate, queste erano casse delle offerte, probabilmente a questa forma di tromba, quando buttavano quei soldi dentro dovevano risuonare molto, e quando i ricchi andavano là, sapete quando le persone giocano d'azzardo nelle sale, ci caricano tutti quei soldi, si sente, no? Lo fanno dietro poi. Credo che probabilmente i ricchi andavano lì, e quando mettevano quei soldi sicuramente rimbombava la cosa nel tempio. Forse qualcuno si girava e faceva pure un applauso, non lo so, questa è la mia invenzione comunque, no? Stavano là. E vide poi anche una povera vedova che ti gettava due spiccioli. A me piace la parola spicciolo qua. No, perché io oggi voglio parlarvi della fede da due spiccioli, ma non per sminuirla, perché noi a volte diciamo così per sminuire la cosa, ma due spiccioli, no? Ma per la fede che aveva questa meravigliosa vedova, che non aveva nulla, no? Non aveva nemmeno un marito che la mantenesse in realtà, e disse, in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti gli altri. Tutti costoro infatti hanno gettato nelle offerte per la casa di Dio del loro superfluo, ma costei vi ha gettato nella sua povertà tutto quello che aveva per vivere. Vedete, questa donna non aveva molto da offrire, non aveva poi tanto, no? A differenza di quei ricchi che probabilmente facevano spettacolo quando offrivano. I due spiccioli di questa donna non credo che hanno fatto molto tintinnio, non è che hanno risuonato parecchio quando li ha messo. Per di più, nella parola originale greca si chiamavano i lepton. Lepton erano davvero piccolissimi. Io avrei voluto portare il centesimo di euro che abbiamo noi. Quanti di voi lo tenete presente? È piccolo, vero? Più o meno il diametro di una matita, di una penna un po' più grossa, nient'altro. Ebbene, un lepton era così, praticamente, era di rame, non c'erano poi quelli d'argento, c'erano quelli di oro, ma stiamo parlando della moneta più piccola che c'era in circolazione allora. La potremmo definire come un nostro centesimo, più o meno, no? Questo più o meno è per capirci,
erano davvero, avevo messo una foto di questi lepton, e questi lepton non facevano gola a nessuno in realtà. Adesso, a parte la ricchezza, diciamo, che potevano essere a livello, diciamo, di soldi, in realtà dice che erano soltanto un 128esimo di una giornata lavorativa, facendo i calcoli, non li ho fatti io, ne ho fatto altri, questi calcoli, praticamente era più o meno 6 minuti di lavoro di una giornata, un lepton valeva 6 minuti di lavoro. Amen? Amen. Amen. Alleluia. Sapete qual è la mia domanda adesso? Amen. Quanti 6 minuti al giorno dai al Signore? Ogni volta che dai 6 minuti al Signore è un letto. Forse dovremmo abituarci a dare al Signore almeno 2 letto al giorno. Dovremmo dare 2 volte quei 6 minuti, 12 minuti forse dovremmo dedicare al Signore nella nostra giornata. Vedete, ci sono delle persone che non imparano mai a dare al Signore, perché non hanno mai imparato a donare se stessi al Signore. Non hanno mai imparato a donare il proprio tempo al Signore. Non hanno mai imparato a donare il proprio lavoro al Signore. Non hanno mai imparato a donare il proprio tesoro, i propri soldi al Signore. Io conosco delle persone, sono sicuro che li conoscete pure voi, dice: ma io posso dare di più se guadagno di più. Ma è un miraggio, non è proprio vero tutto questo, per dire la verità. Perché non è una questione di quantità. Gesù non stava guardando la quantità che davano questi ricchi. Gesù stava guardando la qualità, il cuore che dava questa persona. Perché questa vedova aveva una fede che era una fede sì da 2 spiccioli. Ma se noi impariamo a dare i 2 spiccioli che rappresentano noi stessi, che rappresentano il nostro cuore, che rappresentano la nostra vita, noi impariamo ad essere generosi con gli altri. Ed è una lotta di generosità, perché tante volte il dare al Signore noi lo sentiamo più come quasi un'imposizione, ma non lo è. Si dà per generosità, si dà per allegrezza, si dà con gioia. Non perché ti viene tolto qualcosa, ma perché tu benedici altri. Perché tu fai sentire agli altri la gioia di poter ricevere. Amen. Alleluia. Il donare al Signore è una delle cose più belle che possiamo fare nella nostra vita. La generosità, fratelli, inizia con 2 spiccioli. Amen. Amen. Inizia con 2 spiccioli. La generosità non inizia con 1 milione di euro. La generosità inizia con i 2 spiccioli, ed è un'attitudine del cuore, è un'attitudine che viene da un cuore benedetto, da un cuore che è grato, da un cuore che si sente allegro, da un cuore che dona senza riserve anche quel poco che ha in quel momento, in quel dato momento particolare che sta vivendo, come questa vedova stava vivendo allora. Alleluia. Dio non sta chiedendo che tu dai chissà quanto. Dio sta chiedendo che tu doni te stesso la qualità di quello che tu hai. Certo che se hai 1 milione di euro, metti almeno la 10, 100.000, no? Alleluia. Amen. Dio non si offende se diamo amore. Amen. Dio non si offende se diamo amore. Dio è contento se noi diamo noi stessi. Alleluia. Ma sapete, il dare in questi casi, la generosità in questi casi, costa. Amen. Amen. Io posso alzare la mano, a me costa dare tante volte. No? Se voi invece vi sentite che non costa nulla, beh, allora credo che dobbiamo fare un buon sforzo. Io credo che la generosità è come fare stretch. Devi allungare un po' i muscoli. Ogni volta devi fare in modo che il muscolo si possa allungare, che possa donare qualcosa di più, che possa dare un po' di più, perché abbiamo bisogno di, dice la parola di Dio, abbondare in opere di grazia. Alleluia. Quando voi avete letto 2 Corinzi capitolo 8, vi dico di che cosa parlo, perché sicuramente se dico solo 2 Corinzi capitolo 8, no? A stento sappiamo Giovanni 3,16, amen. Amen. Insomma, 2 o 3 amen, ce la possiamo fare. Ma 2 Corinzi capitolo 8 è difficile proprio da ricordarselo, però è l'Apostolo Paolo, no? Che parla con i Corinzi e dice: sentite, ci sono
sono delle chiese in Macedonia che sono davvero generose, che hanno dato. Le chiese in Macedonia erano la chiesa di Tessalonica, la chiesa di Filippi, erano le chiese che noi conosciamo del Nuovo Testamento. E dice: guardate, loro hanno imparato, sono davvero delle chiese generose, hanno visto che c'erano tra i santi in Gerusalemme dei poveri, degli indigenti, persone che non avevano tanto, e anche se loro pure non è che poi erano pieni di denaro, loro erano, sono stati così generosi, non hanno visto l'ora di poter aiutare pure i fratelli in Gerusalemme. E Paolo, nel raccontare, io vi consiglio di andare a casa e leggere il capitolo 8, nel raccontare quello che avevano fatto i fratelli della Macedonia, dice poi queste parole, seconda Corinzi 8:7: ma come voi abbondate in ogni cosa, abbondate nella fede, nella parola, nella conoscenza. Amen, fratelli? No, io so che molti qui abbondano in conoscenza, abbondano in fede, abbondano nella parola. Amen. No? In ogni premura, abbondate in ogni premura, nel vostro amore verso di noi, cercate di abbondare anche in quest'opera di grazia. Sapete, questa parola mi ha destato un'opera di grazia. Dio vuole che noi possiamo abbondare in un'opera di grazia. La parola in questo caso qui viene sempre da caris, però in realtà significa nella pratica, nel mettere in pratica la grazia di Dio in noi, nel mostrare risultati pratici di quello che Dio ha fatto in noi, opere di grazia. O meglio, il risultato esterno di quello che Dio ha messo interiormente in noi, cioè la sua grazia. Io so che voi abbondate, dice, in opere di grazia. E fratelli, noi dobbiamo imparare ad essere generosi e abbondare nelle opere di grazia. Abbondare in quello che Dio vuole fare per noi. Vedete, possiamo avere due tipi di mentalità nella nostra vita. Possiamo avere una mentalità di abbondanza e possiamo avere una mentalità di scarsezza, parola un po' più antica. Vedete, se abbiamo una mentalità di scarsità, la nostra opera di grazia non viene fuori perché abbiamo fede, ma perché abbiamo paura, come colui che nascose il talento, vi ricordate? Perché aveva paura, non lo usò. Perché lui aveva una mentalità di scarsità, delle cose che scarseggiano sempre, che non vanno mai avanti. Aveva una mentalità che, come quella mentalità di quelli che giocano, e giocano per non perdere piuttosto che per vincere. Silvano credo che sia un esperto al riguardo, no? Quando uno gioca, una squadra gioca per non perdere, no? Ha un tipo di gioco molto difensivo e forse qualche volta attacca pure, e a volte gli va pure bene, dobbiamo dire. No? Ma ci sono quelli che giocano direttamente per vincere, perché credono, hanno una mentalità che è una mentalità di abbondanza. Sapete, quando hai una mentalità di scarsità, per te 5 pani più 2 pesci fa 7, punto e basta, puoi sfamare 7 persone, nient'altro. Quando invece tu hai una mentalità di abbondanza, tu sai che 5 più 2 nell'algebra divina non fa 7, fa 7.000 probabilmente, o non sai nemmeno che numero può fare alla fine, perché la matematica non è più la matematica di questo mondo, è la matematica di Dio, è la matematica di una dimensione che tu nemmeno conosci. Alleluia! È la matematica di una mentalità di abbondanza, dove vuole vedere grandi opere da parte di Dio, ma è fedele nelle piccole opere. Una mentalità che quel poco che ha, dici: Signore, io ho questo poco, 5 pani, 2 pesci, te li metto nelle mani, fai tu adesso. Alleluia. È la mentalità della generosità anche con i due spiccioli. Perché tu puoi essere scarso di risorse anche con i due spiccioli e stare lì a giustificare che hai solo due spiccioli per la giornata e certamente non li puoi offrire al Signore.
Oppure puoi pensare che Dio fa molto di più di quello che tu hai, di quello che tu possiedi, della matematica che tu conosci, e li offri a Lui, ed è Lui che moltiplica, è Lui che fa opere che tu nemmeno immagini e nemmeno pensi. Amen. Fratelli, potrei raccontare adesso degli episodi davvero dove Dio nella nostra famiglia l'ha mostrato tante volte, e anche nella nostra chiesa. Alleluia. E io sono convinto che se dovessi chiedere, adesso magari non ti vengono in mente tutti i momenti, ma se vai a casa, ti fai un piccolo diario, torna domenica, racconta come Dio ti ha benedetto quando tu hai dato quei due spiccioli al Signore. Alleluia. Io potrei chiedere a quanti è accaduto questa mattina, ma non lo faccio, lo rimando domenica prossima probabilmente. Amen. Amen. Dio fa in modo che se tu hai una mentalità, che è una mentalità dove tu vuoi vedere la benedizione di Dio, quella benedizione la vedrai, perché è una mentalità di abbondanza, è la mentalità dell'esuberanza, è la mentalità di Dio che va oltre i limiti umani, oltre l'ordinario, entra nello straordinario, oltre il naturale, va nel soprannaturale. Amen. E fratelli, la generosità che noi possiamo avere davanti al Signore è questa, è quella di dare quello che abbiamo al Signore. Sta scritto in Deuteronomio 8:18, dice: ma ricordati dell'Eterno, il tuo Dio, perché è Lui che ti dà la forza per acquistare le ricchezze, anche i tuoi talenti, anche le tue forze che ti conducono ad acquistare poi le ricchezze, sono date a te in prestito da Dio. Non pensare che perché sei bravo tu, perché nel momento in cui tu dici io sono bravo, io sono intelligente, io sono capace, nel momento in cui tu non hai guardrails nella tua vita, non hai i limiti della tua vita, perché io credo che la prima intelligenza è riconoscere, avere il timore del Signore. Perché? Perché il timore del Signore ti mette dei limiti, ti dà l'autostrada, ti dà a destra e a sinistra un guardrail e dice cammina per questa strada. Perciò l'intelligenza, il principio dell'intelligenza è il timore del Signore. Alleluia. Chi non ha timore del Signore spesso fa cose che sono inconsuete, sono cose a volte vanno fuori dall'intelligenza umana e a volte finiscono purtroppo anche tragicamente, perché non hanno i limiti del Signore nella propria vita. Dio ci mette dei limiti, mette dei paletti nella nostra vita. Perché? Perché noi abbiamo una mission davanti a noi, abbiamo una visione che Dio ci ha dato, e questa visione è ultima, è il regno di Dio. Alleluia. Io non so qual è la tua visione, non lo so. Amen. Però spero che questa mattina Dio lo metta nel tuo cuore. Dio mette nel tuo cuore una fede da due spicci. Alleluia. Dona generosamente. Alleluia. E tu dici, ma se Dio non mi mette nel cuore di donare, è strano che però Dio non ti metta mai nel cuore di donare. È strano. Lui ha donato se stesso. Cristo ha dato se stesso per noi, e credo che Lui continuerà a donare se stesso e chiederà a noi di donare noi stessi per Lui. Fratelli, la benedizione del Signore nella nostra vita comporta generosità. Se Dio ti benedice, tu vuoi benedire gli altri. Se tu non riconosci la benedizione di Dio nella tua vita, vivi una vita amareggiata, e ricordati che l'amarezza ti toglie la gioia e ti ruba la benedizione. Ricordatelo sempre, l'amarezza ti toglie la gioia della tua vita. Cominci a sentirti arrabbiato con Dio, con gli altri, con gli amici, con i fratelli, e poi ti ruba quella benedizione che Dio ti ha dato. Amen. Un'ultima cosa. Non lasciare, perché a volte ci sono cose che nella vita noi non possiamo fare, io me ne rendo conto, a volte non abbiamo le risorse per poter fare tante cose, però non lasciare che questa diventi una scusa. Non lasciare che le cose che non puoi fare non ti facciano fare quelle che puoi fare. Perché tutti quanti noi, probabilmente, non possiamo fare delle cose, non abbiamo le risorse per poterlo fare, probabilmente. E parlo di risorse a volte che sono magari tempo, proprio strutture dove poter fare delle determinate cose, però non lasciare,
anche la paura o il fatto di dire non posso fare questo, non posso fare quello, non ti faccio fare nemmeno quello che tu puoi fare. Ricordati delle cose che tu puoi fare. Amen. Perché se tu le puoi fare, le devi fare, allora devi iniziare da due spicci. Devi iniziare dalle piccole cose, perché chi è fedele con i due spiccioli sarà fedele anche con i 2 milioni di euro. Chi non è fedele con i due spiccioli non ha imparato il principio della generosità che Dio mette nel nostro cuore. Ma fratelli, un'ultima cosa: sogniamo in grande, ma facciamo le cose in piccolo. Amen. E non deve sognare sempre in grande, non potete mai fare. Sono chiacchiere. Io voglio sognare in grande, voglio vedere la grande cosa che Dio può fare, io voglio vedere che Dio salva una moltitudine a Monte Sacro, tutti quanti. 15.000. Alleluia. Amen. Con 100 chiese, perché non faremo chiese troppo grandi, voglio dire. No? Con 100 chiese, io sogno in grande. Allora, però lavoro nel piccolo che ho. Amen. Alleluia. Sogna in grande pure tu. Sogna in grande per la tua vita, sogna in grande per la tua famiglia, sogna in grande per la tua chiesa, ma lavora col piccolo che hai. Fai quello che puoi fare. Dice, ho due spiccioli sono tanti. È una fede enorme, una fede da due spiccioli. Amen. Amen. Come la fede del granello di senape, perché noi diciamo che è il più piccolo, ma i due spiccioli sono il doppio del più piccolo, non intanto. Perché il più piccolo era proprio uno spiccio, un letto. Amen. Amen. Alleluia. Allora ti lancio un'altra sfida oggi. Amen. Da domani almeno 2 lepton al Signore. 2 lepton di tempo, 2 lepton di soldi, 2 lepton di spazio, 2 lepton di idee. Quello che tu hai, quello che tu sei, offrilo generosamente al Signore e alle persone. Amen. Che riconosceranno la generosità che c'è nel tuo cuore. Amen. Amen. Ci vediamo, siamo in piedi.